Hoka in questi anni ha raggiunto, dopo che Nike ha fatto un'esplosione, un boom clamoroso, anche Hoka si è lanciata, secondo me, facendo delle scarpe belle da vedere. Quando i fondatori di Oka Oneone nel 2009 nelle montagne francesi hanno lanciato questo marchio, non avrebbero mai pensato che solamente 11 anni dopo ci sarebbe stato un successo così clamoroso di vendite. Oka, che è diventata americana nel 2013, è ora di proprietà della multinazionale Dekker Brands. E non è un caso che la crescita di Oka sia così inarrestabile, al punto tale che 5 anni fa si vendevano soltanto 70 milioni di dollari di scarpe ed ora la previsione prevede che a fine anno fiscale si arrivi quasi a mezzo miliardo di dollari. Tra l'altro spero che vendano anche delle felpe perché sono altrimenti costretto a utilizzare quelle del marchio Adidas che comunque mi piacciono parecchio. Sappiate però che nell'ultima conferenza stampa con gli analisti di Wall Street hanno annunciato che cercheranno di venderne il più possibile anche perché per ora rappresenta questa fetta di mercato soltanto il 3% delle loro vendite. Non è nemmeno un caso se la qualità e il design si è migliorata con gli anni, o le Clifton 1 in Belgio, chiaramente il livello è migliorato esponenzialmente. Dekkers possiede Teva, ma soprattutto il marchio californiano UGG, che ricordiamolo, vende più di 1 miliardo di dollari tra stivaletti e accessori. Sono davvero impressionato, ma lo vediamo anche dai numeri dalle nostre recensioni che vi allego qua sopra se non le avete ancora viste. Diamo comunque qualche numero prima di vedere cosa c'è dentro nelle due scatole che abbiamo appena comprato, ma probabilmente avete già visto il video di qualche giorno fa. 83% di vendite in più rispetto all'anno scorso, 124% per i giovani tra i 18 e i 34 anni, 150% vendite online. Tenete conto, e ripeto, questa è un'analisi condivisa con gli analisti finanziari di Wall Street, sono quattro le scarpe colpevoli, tra virgolette, di questa crescita esponenziale. Da un lato le Clifton Edge che abbiamo recensito ad agosto, le Bondi 7 che tra l'altro sono le scarpe più vendute della casa e sulle quali magari faremo una recensione, e ovviamente il modello di Clifton e di Rincon che sono nelle scatole e che confronteremo oggi con il mio amico Andrea. Non mi dilungo ulteriormente, ma prima di lasciare la parola ad Andrea vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e se potete attivate le notifiche in modo tale da non perdervi le prossime recensioni che faremo relative al marchio Oka. Magari in un prossimo video parlerò in dettaglio della strategia Oka, sappiate comunque che con Andrea abbiamo fatto un confronto dettagliato tra Rincon 2 e Clifton 7. E quindi ora vi lascio al fantastico mondo di queste scarpe che confronteremo e sulle quali vi racconteremo quali sono le nostre aspettative. Andrea, molti iscritti del canale, non mi fare andare in confusione, si sono lamentati perché nel famoso unboxing delle 5 e delle 7 scarpe non avevamo preso nessuna Oka. La novità è che invece oggi ne abbiamo prese due e vogliamo parlare del confronto rapido tra le Rincon 2 e le Clifton 7. Che cosa ti aspetti confrontando, sapendo che abbiamo fatto la recensione delle Clifton 6 e delle Rincon 1, cosa ti aspetti come principale differenza di corsa di queste scarpe? Allora, intanto, ciao a tutti. Mi aspetto che le Rincon 2 siano delle Rincon 1 con pochissime migliorie. Invece le Clifton mi aspetto che siano con la scarpa che è lo stesso che avevamo trovato nella 6, perché davvero, secondo me, sia una che l'altra hanno due scarpe stupende. Le Rincon davvero avevano quel difetto di creare delle vesciche nell'avampiede, interno avampiede, mentre le Clifton fondamentalmente non avevano nessun problema, quindi in cuor nostro speriamo di ritrovare la stessa scarpa di prima con magari qualche upgrade, tipo mi viene in mente anche la suola che nelle Rincon 1 era un disastro perché si mangiava via subito e basta. E a livello di utilizzo,
Cosa ne pensi, per esempio, delle Rincon? In che condizioni le utilizzeresti? Su quale tipologia di corsa? Guarda, non l'avrei detto perché volevo essere carino con Max, ma mi gira un pochino le scatole perché le avrei voluto usare per un medio subito, però avevamo detto di lasciarle qua che Max, l'artista, doveva farci delle foto. Io sicuramente queste le voglio usare sui medi, quest'anno le voglio provare a spingere anche sui medi tirati, perché sui medi tirati stavo utilizzando le Skechers, le Go Razor 3, però sono convinto che anche le Rincon le avevo praticamente bruciate subito sulla suola, e queste qua che sono nuove le voglio provare, le voglio portare al limite sul medio. E invece a livello di lungo cosa dici? Utilizzerai le Rincon o le Clifton o tutte e due? Allora, ho amato le Rincon dopo che mi hanno fatto le vesciche, quindi mi sono abituato. Noi a Milano le chiamiamo fiacche. Le ho usate sui lunghi perché mi piacevano davvero tantissimo come scarpa. Forse se non ci fosse stata la Gomeb, la Go Razor 3, che è comunque del 2019, comunque forse questa qua secondo me è la scarpa dell'anno, scarpa 2020, la Rincon 1. Se non ricordo male, l'abbiamo provata ad agosto, c'erano 7000 gradi, e il giorno prima avevamo corso i 10 km sotto i 33 minuti e mi hai voluto far correre con le Rincon a 4 km, una follia. Guarda, ti dico, non lo so, mi sono proprio innamorato come scarpa. Quando qualcuno mi chiede una scarpa per fare lavori un po' svelti, secondo me a qualità prezzo davvero non ha eguali, è una scarpa super, anche perché dopo quando è un po' scarica la posso utilizzare tranquillamente per fare i lenti, la trovo anche super ammortizzante e super protettiva con tutta questa ciccia che c'è. E invece se dovessi parlare velocemente delle Clifton 7, hai detto che le Clifton 6 è la migliore scarpa per correre il passatore, confermi la stessa cosa con le 7 o che cosa ti aspetti da questa scarpa? Ho detto che la migliore scarpa per correre un passatore, però fa ridere perché io il passatore non l'ho mai corso, però cioè, sono delle scarpe davvero da riposo. A me quello che è piaciuto, che non ho ritrovato in tanti altri ragazzi che seguo, che ho fatto comprare, mi sono sembrate anche super reattive queste, quindi quasi un doppione della Rincon 2, quasi, perché comunque a ritmi forti sotto i 3.30 questa farei fatica a portarla. La Rincon 2 invece ci andava, ti dico, anche questa mi è piaciuta un sacco come scarpa, perché quando faccio i lenti voglio una scarpa comoda, morbida, ma dinamica, e ho ritrovato tutto in questa scarpa. Per di più anche il tallone un po' che copia le Pegasus, si può dire, perché alla fine sono state le Pegasus le prime a lanciare questo tallone un po' così. Non mi ricordo se le Clifton 6 ce l'avano così uguale. Beh, gli americani dicono copiare con orgoglio, quindi non è che sia un problema copiare. No, no, anzi, assolutamente, ci sono delle migliorie, cioè nel senso le Pegasus 35-36, mi ricordo che le si usavano apposta quando c'erano dei problemi al tendine d'Achille, quindi per carità, ben venga che anche tutti gli altri portino queste evoluzioni. Purtroppo non siamo riusciti ad averle prima del tuo famoso problema al tendine d'Achille, ma credo che in effetti questo modello aiuti chi ha questa tipologia di problemi. Sono super d'accordo. Secondo me negli anni Oka, se posso aggiungere, non mi hai fatto la domanda ma lo dico io, Oka in questi anni ha raggiunto, dopo che Nike ha fatto un'esplosione, un boom clamoroso, anche Oka si è lanciata, secondo me, facendo delle scarpe belle da vedere. Prima sembravano davvero dei trampoli, come che si chiamavano le scarpe, quelle con la zeppa che usavano le mie compagne di classe elementare, e questo lo devi andare a cercare. E erano davvero terribili da vedere, adesso invece sono delle belle scarpe, e poi vabbè, con l'avvento delle Vapore, compagnia bella, la zeppa così alta ce la siamo ormai presa in abitudine. Tra l'altro quando tu eri alle elementari ero già laureato, quindi diciamo che non posso sapere tutte le cose che sai tu. Dopo te le vado a cercare. E, comunque niente, secondo me è scarpa bella.
C'è da migliorare un pochino i colori, forse potrebbero fare qualcosa di più di tamarro, però capisco che il tamarro piaceva tanto a me e non agli altri, quindi vabbè. Ultima domanda, nei prossimi giorni comunque faremo la recensione completa, individuale, di ogni singola scarpa. A chi sono adatte queste due scarpe? Guarda, bravo, bella domanda. Ho sempre pensato che le Rincon 2 fossero delle scarpe per tutti. Secondo me sono delle scarpe per chi ha una... Cioè, siamo arrivati al dunque, secondo me è una scarpa per chi ha comunque una buona meccanica di corsa. Per assurdo i tallonatori comunque sono protetti dalla tanta schiuma nel tallone, però sono delle scarpe che ti fanno correre di avampiede, quindi secondo me chi ha una buona meccanica di corsa è favorito ad usarle. Mentre secondo me la Clifton è una scarpa davvero per tutti, comunque è una buona scarpa di transizione, ci aiuta a correre bene e ci dobbiamo solamente sforzare un attimino. Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni cercheremo di realizzare queste due recensioni. Se avete delle domande scrivetecele qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale se potete, ad ogni modo stay strong e ci vediamo alla prossima. Oh ragazzi, ricordatevi dei caffè, intanto ringraziamo tutti quelli che ci hanno offerto un caffè virtuale, anche perché parte dei proventi sono andati nell'acquisto di queste due scarpe. No, tutti i proventi sono andati nell'acquisto di queste due scarpe, solo che il dottor Milani ci ha aggiunto una quota a parte. Io pochissima. Va bene, nei prossimi giorni comunque ulteriori recensioni, grazie ancora e se riuscite, stay strong e keep running. Ciao!